Oggi prepariamo un agnello cotto in un latte di capra affumicato. La prima fase sarà prendere l'agnello, mettere in una marinata di acqua, 1 litro d'acqua, 3 g di sale, 3 g di zucchero per una notte. E li metteremo sul nostro cestello. E inizieremo una prima fase che è la fase di cottura all'interno del latte. Mettiamo il nostro agnello nella macchina. Copriamo completamente con latte di capra. Iniziamo il processo. La macchina porterà l'agnello a meno 500 e arrivati a meno 500 inizierà la cottura di 60 gradi per 16 minuti. L'agnello è una carne rossa, molto importante. Quindi l'abbinamento migliore è un vino rosso. In questo caso io gli ho abbinato un vino campano, proprio per ricordare un po' anche la terra di origine di Viviana, ma anche perché questo vino ha le caratteristiche idonee per poter essere abbinato a un agnello. Quindi l'abbinamento perfetto tra cibo e vino, come un po' in tutte le cose della vita, è l'equilibrio. Questa tecnica dell'affumicatura è stata una mia intuizione, ma Tommaso ci spiegherà poi precisamente che cosa avviene all'interno della macchina. Noi abbiamo semplicemente fatto affumicare del legno, in questo caso di melo, creato il fumo. Con il tubicino abbiamo fatto entrare il fumo nella macchina e poi abbiamo messo la macchina sotto vuoto. Cosa succede? Sostanzialmente, partendo dall'idea di una cottura con il latte affumicato, abbiamo pensato di affumicare il latte direttamente con l'agnello, quindi fare il sottovuoto all'interno della macchina e compensare l'assenza d'ossigeno con fumo. Quindi siamo andati a saturare l'aria, quello che prima era aria all'interno della vasca, con il fumo. In questo modo l'agnello si è affumicato anche da dentro. Abbiamo il nostro agnello, stato cotto prima nel latte di capra affumicato, poi scottato leggermente in padella. Metteremo dell'acqua aromatizzata al cardamomo, un po' di fondo di agnello, una variazione di cavolo nero, dei germogli di cavolo nero, del cavolo nero fritto, buccia di limone, provola affumicata. Il piatto è pronto.